insieme si possa fare, perché veramente credo che sia veramente una delle regioni più belle d'Italia. È un grande onore essere testimonial della mia regione. Speriamo che porti fortuna anche alla nazionale in vista degli impegni del 2021. Sono le prime parole pronunciate dal commissario tecnico Roberto Mancini in veste di testimonial delle Marche. Questa mattina Palazzo Raffaello ha firmato l'accordo che lega la sua immagine alla promozione turistica della regione fino al 2023. È un grande piacere, un grande onore rappresentare, oltre che la nazionale come CT, ma rappresentare la mia regione in questo momento non semplice. Mi fa molto piacere perché chiaramente essendo nato qua, insomma, è solo la bellezza che ha la nostra regione e tutto quello che si può fare, insomma, e penso che insomma vada veramente fatto il massimo per poter portare più turisti possibile, perché è una regione bellissima, quindi insomma bisogna fare le cose per bene per cercare di arrivare a questo. Ed è un ritorno quello del commissario tecnico, che è già stato testimonial delle Marche da calciatore della Lazio alla fine degli anni 90. Sicuramente è un gol importante in termini di immagine, di visibilità, di riconoscibilità di un territorio che purtroppo è a volte rimasto ai margini delle dinamiche nazionali e internazionali, e che invece con il mister della nazionale, il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini, può acquisire una visibilità e una riconoscibilità che sicuramente per noi è molto importante. Per questo voglio ringraziare Roberto Mancini per la sua disponibilità in un momento così importante e anche apicale della sua carriera, che lo vedrà protagonista in questi prossimi campionati europei, nella National League, la qualificazione ai mondiali, quindi sfide importantissime, e ha deciso in questo momento importante della sua carriera appunto di coniugarsi con la sua regione. È veramente qualcosa di importante per noi. A siglare l'accordo anche la Camera di Commercio, partner dell'iniziativa, che vede Mancini come protagonista. Siamo felici, lui è un marchigiano come tutti quanti noi, e con lui siamo riusciti ad arrivare anche in altri paesi importanti dove lui è riuscito a vincere e a portare alto il nome dell'Italia. Sono sicurissimo, insieme alla Camera di Commercio potremo trovare quelle sinergie per, nel momento in cui tutto terminerà con questa pandemia, di farla tornare i nostri turisti sul nostro territorio e di rendere il nostro territorio ancora più appetibile con un testimonial così importante come Roberto Mancini, che vedrà nei prossimi mesi, vedremo l'azione con la nazionale, perciò ecco, il livello di immagine sarà sempre più alto.